Concludiamo festosamente con la Symphonie des Fanfares di Jean-Joseph Bourrel. Avignon, 11 aprile 1682, Charenton-le-Pont, 22 dicembre 1738. Bourrel fu uno degli esponenti di spicco della musica barocca francese. Per quanto le sue opere non siano quasi più eseguite, viene ricordato grazie alla popolarità di alcune sue composizioni, come per l'appunto il Rondò, della sua prima suite des Symphonies, 1729, dedicata al principe di Dol, figlio della duchessa del Nivelle, che verrà eseguito tra poco dal maestro Gianni Schicchi.